Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Allora, prima devo dire che sono molto commosso con i bimbi, con l'insegnante. Grazie mille per il lavoro dell'insegnante, che è un lavoro straordinario. E essere qui così insieme ai leader carmignani, perché la persona quasi anonima, ma che mi dona la sua voce, para che la mia voce personale arrivi, no? al lettore italiano. E anche una soddisfazione enorme. Le due domande è veramente come io ho sempre avuto un'idea del viaggio che non so se sia un'idea originale o molto semplice, ma credo nel costante movimento. Credo che abbiamo bisogno del movimento per conoscere un po', allontanarsi un po' della casa, del quartiere, del paese, della regione, convivere con gente che è diversa di noi e riconoscere in questa diversità un senso di pertenenza, un senso di pertenenza a una famiglia enorme che si chiama la famiglia umana. Io mi ho sentito sempre parte di questa famiglia umana e in tutto il viaggio che ho fatto, non so, non mi piace quando qualcuno mi presenta come un grande viaggiatore, no? Un grande viaggiatore è possibilmente un signore che fa propaganda di Colonetta Pioca, una fabbrica di roba per muoversi per il mondo, no? Io ho avuto sempre un'altra idea del viaggio e questa idea è nata curiosamente dalla letteratura, no? Certamente quando era un bimbo, quando era un ragazzo di 10, 12 anni, 13 anni, che è quando si comincia a progettare un po' l'idea dell'essere, come sarà il futuro, no? Che mi offre il futuro, qual è il mio sogno per il futuro. Io non avevo la minore intenzione di diventare un scrittore. No. Era un lettore normale. Io sono cresciuto in un quartiere proletario del Santiago del Cile. Nella mia casa non c'era una biblioteca. Sento una profonda ammirazione a tantissimi colleghi scrittori che parlano della sua infanzia e cominciano dicendo: nella mia casa c'era la biblioteca. No, nella mia casa non c'era la biblioteca, era un piccolo mobile che aveva 2, 3, 4, 5, massimo 20 libri. Ma certo nel quartiere avevamo una biblioteca pubblica, e era una splendida biblioteca pubblica. Però il mio interesse non era diventare un scrittore, il mio interesse veramente era diventare giocatore del calcio. Io giocavo al calcio e non lo faceva male. Era attaccante di un club di calcio del quartiere che aveva anche un nome profetico, si chiamava Unidos Venceremos Football Club. Io era uno che andava tutta sempre alla domenica al campo sportivo, che era il campo sportivo del quartiere, non era con la erba, non era semplicemente di terra, e non aveva nessuna grande facilità, ma si giocava. E sempre ricordo che mi ha avvicinato, no, all'idea della letteratura e anche all'idea del viaggio, giustamente una domenica in cui io ero un ragazzo di 13 anni e andava al campo sportivo per giocare un partito di calcio, e subitamente nella strada dove c'era la mia casa, subitamente ho visto un camione che arrivava. Era una mudanza, era una nuova famiglia che arrivava a vivere in questo quartiere. E insieme al camione una ragazza
che è stata la ragazza più bella che io aveva conosciuto in 13 anni di vita. E mi ha avvicinato, gli ho detto ciao, come stai? Bene. Sono una nuova famiglia che arriva al quartiere, sì. Posso aiutare a portare cose del camion alla casa? E mi ha detto, beh sì, bene, va bene. Io ho cominciato a portare cose, una tavola, diverse cose della cucina, il letto, infine. Praticamente io ho fatto tutto il trasporto del camion. E questa ragazza era veramente, era bellissima. E quando è finito quasi di trasportare tutto del camion alla casa, arriva la mamma della ragazza e gli ha detto, ah Gloria, vedo che hai un amico, brava, invita il tuo amico alla festa del tuo compleanno la prossima domenica. E questa Gloria, senza un particolare entusiasmo veramente, no? Mi ha detto, sì. Ti invito alla festa del compleanno. Ah, grazie, bene. E sono andato al campo di calcio e questa mattina hai giocato malissimo. Sì, la palla andava in una direzione, io andavo nell'altra direzione. Il preparatore fisico mi insultava, mi diceva, ma che succede? Tu sei l'attaccante, tu sei il più importante del club. No, io stavo un po' pensando in questa ragazza che si chiamava Gloria e io stavo nella gloria, veramente. Sì. E ho giocato male, è andato, è tornato a casa e è stata una settimana orribile pensando che cosa le porto come un regalo di compleanno. Un disco. Non so che musica le piace, un libro, non so se le piace leggere o no, la cioccolata, c'è diabetica, no? E così era un problema terribile e finalmente ho deciso di portarle il tesoro più grande che io avevo. Nel mio matrimonio del ragazzo di 13 anni avevo un tesoro veramente. E solamente commosso per la bellezza di questa gloria ho deciso di donargli questo tesoro personale. E così sono andato la domenica alla festa del suo compleanno. Questa gloria era circondata già di altri ragazzi del quartiere che si avvicinavano. E le ho detto, no, Panna, tanti auguri, questo è per te. E ha creduto nelle mani il mio regalo, il mio tesoro, e ha detto grazie e lo ha lasciato. Per me è stata una sorta di golpe durissimo, gli ho detto guarda, aprilo. Dice, no, dopo, preferisco aprire i presenti quando sono sola nell'intimità. E io ho insistito, no, adesso, aprilo, adesso. Gli altri ragazzi mi dicevano, guarda, ti dice, no, me lo fa dopo. No, adesso, lo devi farlo adesso. Gli ha aperto questo regalo, il mio tesoro, e lo ha trovato così, con un gesto, sì, strano, come quando si prende un topo morto, no, per la coda. E dice, ah, grazie, e l'ho lasciato. È stato un secondo golpe terribile per me. E gli ho detto, guarda, tu sai chi è questo? E la sua risposta era terribile, dice, sì, è una fotografia. E dice, no, non è una fotografia, è la fotografia. Perché era la fotografia della squadra nazionale cilena di calcio, segnata da tutti i giocatori, che nell'anno 1962 si è giocato il campionato mondiale del calcio del Cile. Il Cile ha avuto per prima volta e unica nella storia un terzo posto
Credo che gli italiani conservano un ricordo non molto buono di questa finale. E io sono stato quasi 3 mesi, no? Indietro di tutti i giocatori perché mi segnalano la fotografia, no? E questo li portava alla gloria e non l'ho capito. No? E quando dopo di dirle guarda, non è una fotografia, è la fotografia, è la squadra cilena, no? Il terzo posto nel campionato mondiale. Ho detto, sai, non mi piace il calcio. Quarto golpe terribile, e non so come ho avuto il valore per chiederle e che cosa ti piace. E la risposta era una risposta anche terribile, mi piace la poesia. Non sono andato in via, non ho dimenticato questa gloria e la sua risposta, ho ricominciato a leggere poesia. E mi è piaciuto, mi è diventato una sorta di lettore compulsivo di poesia, voleva leggere tutta la poesia possibile. Cile è un paese di poeti come Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Paolo de Roca, grandi poeti della poesia mondiale. E ho cominciato a sognare dopo della lettura della poesia con che era possibile dire le cose in una maniera più bella, più umana, più comprensibile. E allo stesso tempo la poesia mi ha cominciato a fare un'invitazione a viaggiare. A viaggiare. Quando un poeta come Neruda faceva in un poema una descrizione del crepuscolo in una parte della costa del Cile, per capire bene questo poema, un giorno andato a questa parte della costa cilena a guardare un crepuscolo. E ho avuto la certezza, sì, il poeta ha ragione, il crepuscolo è così come lo racconta nel suo poema. Quando un altro poeta come Vicente Huidobro cominciava a pensare nel Cile, in ese paese strano, no? Che è un paese lungo, 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 5.000 chilometri da nord a sud, ma stretto. E Vicente Huidobro ha detto, Cile è un paese che ha solamente 3 punti cardinali, nord e sud. Non c'è spazio per un altro punto cardinale. Quando ho cominciato un po' a guardare il mio paese, ho scoperto sì, questo poeta anche ha ragione. Questo paese è così, stranissimo, lungo, stretto, quasi senza possibilità di un altro punto cardinale, di un altro riferimento geografico. E così mi è diventato una sorta di lettore della poesia alla narrazione. E io ho cominciato a leggere grandi scrittori che non solamente mi davano il grande piacere della lettura, della storia appena raccontata, anche il piacere del viaggio, immaginario certo, ma un viaggio. E io è stato viaggiando insieme a Sandokan e a Yaya de Gomera, perché con 14 anni già aveva letto tutta l'opera di Salgari. Anche io ho stato facendo il lunghissimo viaggio del Capitan Nemo, perché da almeno 15 anni aveva letto quasi tutta l'opera di Jules Verne. Anche io ho stato con Jacques London in Alaska. Io ho stato, senza muovermi dalla mia casa nel quartiere di Santiago del Cile, anche con Herman Melville, navigando alla caccia della ballena bianca. E la letteratura mi ha donato una sorta di convinzione, devo muovermi. Un giorno è arrivato a un libro di un grande scrittore cileno che si chiamava Francisco Coloane e che mi parlava di un mondo che non era così lontano come il mondo dove si muoveva Salgari con i suoi personaggi, Sandokan, Yaya de Gomera, il tigre di Montpasem,
non era così lontano come l'universo dove si muovevano i personaggi di Jules Verne, che non era così lontano come dove si muoveva il cane meraviglioso della narrazione di Jacques London. Era un universo, un mondo che era vicino di me. Era possibile andare a conoscere questo mondo, perché quello Anne parlava della Patagonia, della Terra del Fuoco, dell'isola di Chiloé e di tutto il grande gruppo di 3.000 isole che si vede nel mare, nell'Oceano Pacifico, no? nel sud, nel lontano sud di Cile. E questa lettura è stata un'invitazione enorme a muovermi, a viaggiare. E te l'ho fatto, ho cominciato. E sempre dopo del viaggio, dopo era la, sentire qualcosa che mi piaceva tantissimo, e era che tutti la regione del paese del sud di Cile che io ho visitato, la gente era così come io, aveva gli stessi problemi, gli stessi sogni, le stesse speranze, le stesse desiderio di una vita migliore, più giusta, più solidaria. E la letteratura e il viaggio mi ha dato questo senso di affratellamento, di affratellanza con la vita. Dopo, naturalmente, ho cominciato un altro viaggio, no? Non dolce come il viaggio primo a questa regione della Patagonia, motivato dalla lettura di Coloane. Ha cominciato il viaggio involontario dell'esilio, un viaggio che mi ha portato dal Cile, prima all'Argentina, l'Uruguay, il Paraguay, il Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Nicaragua, tutta Europa. E ho continuato dopo il viaggio già come una maniera di liberarmi dell'idea dell'esilio costante, lavorando come giornalista, no? Come in diversi paesi anche del mondo. Entonces, l'universo si è tornato un più grande, viaggiare a Africa, Angola, Mozambique, Cabo Verde, perché lavorava come corrispondente in questi paesi di lingua portoghese. E dopo la famiglia che cresce, che si fa universale, mi ha fatto l'opportunità, mi ha dato l'opportunità di andare già al nord del continente dell'Europa, no? E conoscere la Scandinavia, la parte fredda del continente europeo. Bueno, io ho continuato sempre pensando nel viaggio come una forma di respirare, no? Come una forma di confrontarmi con la vita per capire migliore la vita. E per permettere che la vita senta anche una sorta di amore per me. E come dico, tutto questo ha cominciato con un primo passo, no? Di quando ero un ragazzo di 13 anni che andava al campo di calcio e subitamente ha scoperto un camion che arrivava al quartiere con una nuova famiglia, una ragazza, eccetera. Ha cominciato così. E non so, ho sempre pensato che io ho una grande certezza, no? certezza e un grande dubbio. Il dubbio è se la letteratura ha guadagnato qualcosa con la mia incorporazione alla lettura e dopo alla scrittura. E la certezza è che il calcio cileno ha perso un centro attaccante.